L'isola dei famosi, faccia a faccia tra Cady e Arthur che finisce male. Arthur Dainese critica la sua collega, sbaglia se pensa a non mancarmi di rispetto. Ennesima puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria che ha voluto mettere in chiaro le cose tra Arthur Dainese e Cady Gayet mettendoli l'uno di fronte all'altra dando loro la possibilità di sfogarsi come non mai. E in questo frangente Arthur ha definito la sua collega impulsiva, ma che fa parte del suo carattere, e che sbrocca con me perché pensa che sia più facile. Lei, però, sbaglia a pensare di non mancarmi di rispetto e quindi non mi piace che usi questi termini. E cosa ha risposto, invece, Cady? Cady Gayet contro il naufrago, mi danno fastidio i suoi atteggiamenti egoistici. Sempre stasera all'Isola dei Famosi la modella Cady Gayet, che nonostante le fatiche e la fame resta tra le concorrenti più belle dell'ultima edizione, ha risposto a tono ad Arthur dicendo chiaramente che mi danno fastidio i suoi atteggiamenti egoistici che continuano a sussistere non stop. Lei si è sbroccato contro di lui è perché ha accumulato stress e nervosismo. Ma Vladimir Luxuria ha indagato chiedendo a Cady a cosa si riferisse quando ha detto ad Arthur di averlo coperto per cose ben più gravi. E la conduttrice non è stata la sola a volerci vedere chiaro. L'isola dei famosi, Dario e Sonia vogliono vederci chiaro su Cady e Arthur. Dario Maltese, andato contro i naufraghi ritirati. Ha dato un ottimo assist alla padrona di casa dell'Isola dei Famosi quando ha chiesto a Cady delucidazioni sul suo aver coperto Arthur. Forse aveva a che fare con la vecchia questione del cibo rubato? Lei non ha dato una risposta chiara, limitandosi a ribadire cosa le ha dato fastidio, oltre a tirare in ballo la sua etica. E Sonia Bruganelli ha fatto presente che non avrebbe risposto nonostante in studio ci siano state naufraghe che erano d'accordo con il dubbio di Vladimir Luxuria, Dario e la stessa Sonia. Punto infine Vladimir Luxuria ha chiesto a Cady se volesse dare un punto nomination ad Arthur e la risposta è stata affermativa perché non mi fido di lui, lui, invece, ha rifiutato di darle un bacio di Giuda quindi non le ha dato un punto nomination. Arthur è forte al televoto e difficilmente sarà messo in difficoltà da questo. Dopo un momento di tensione con Arthur e Cady, però, l'isola ha regalato un momento tenero con una sorpresa che Edoardo Stoppa si è dovuto guadagnare con il sudore della fronte.